E direi che possiamo iniziare con dare la parola al primo speaker che è Fabrizio Pandini di VMware, che vedo qui di fianco a me. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, ciao Fabio, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua. Ciao, ti introduci, ti introduco. Fabrizio lavora in VMware. Questo credo che lo vediate da voi perché ce l'ha scritto sotto. Eh, VMware. Di che ci parli questa mattina? Allora, io sono Fabrizio Bandini, lavoro in WebMohair nel, nel team che crea WebMohair Tanzu. Eh, sono un Kubernetes contributor da, da circa tre anni e, e oggi voglio, sono, sono particolarmente felice perché voglio parlare di community. La community di Kubernetes è una cosa molto importante e anche oggi mi ha sorpreso con i numeri di persone che, che si sono registrate e sono qui. Quindi direi buon talk a tutti. E grazie, allora tra poco noi partiamo con il tuo talk, nel frattempo io ricordo che siamo live su YouTube, eh, il link lo potete condividere con i vostri amici, non è pubblico, siamo live sul canale del Grusp e eh, le domande le potete fare nella chat di YouTube questa volta. Quindi domande tutte lì e dietro con me ci sono Giulia Tosato, Michela Bertagna, Giovanna Ferrari, Cesco Mancino e Francesco Fullone in regia con vari ruoli e direi che grazie a loro che eh, condurranno la regia eh, noi che guarderemo le vostre domande stiamo per partire e buona giornata a tutti Fabrizio a te la parola e grazie Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione di Cloud Native Italy. Io sono Fabrizio Pandini, lavoro a VMware dove mi occupo dello sviluppo di VMware Tanzu. Prima di cominciare permettetemi di ringraziare VMware e tutti gli altri sponsor che hanno reso possibile questo evento di oggi. Permettetemi di ringraziare VMware anche perché mi permette di lavorare tutto il giorno come Kubernetes Contributor. Questo vuol dire che sostanzialmente io passo tutte le mie giornate nella community Kubernetes e proprio da questa esperienza è nata un po' l'idea di, di questo talk che parla dello status della, della community Kubernetes in Italia. Per chi mi conosce e mi ha incontrato nei vari meetup, sa che questo è un talk un po' diverso da quelli che faccio di solito, non è la solita demo spericolata su qualche nuova feature in corso di sviluppo. Però sono convinto che, questa, che quello di cui parleremo oggi è qualcosa di importante e mi auguro che il talk vi piaccia. Se andiamo sul sito di Kubernetes troviamo questa, questa, questa frase. La comunità di Kubernetes è uno dei maggiori motivi della crescita esponenziale di questo progetto open source. Questa è una cosa verissima, una cosa sacrosanta. Oggi lo scopo del talk è provare assieme a capire perché questa cosa è vera, ma soprattutto è provare a, a rispondere a due domande. Cosa è in realtà la community Kubernetes e perché la community di Kubernetes è importante per me, è importante soprattutto per ciascuno di voi. Cominciamo a rispondere alla prima domanda. La community di Kubernetes è un posto aperto a tutti, è un posto inclusivo, è un posto amichevole. Questo è importantissimo. Nella community di Kubernetes ci sono veramente tutti quelli che hanno una qualsiasi forma di interesse a, a, questo, a questo strumento e a questo ecosistema. Ci sono gli sviluppatori che vogliono usare Kubernetes come piattaforma per sviluppare nuove applicazioni, nuovi servizi per i loro clienti. Ci sono i system administrator che devono mettere in piedi, installare, mettere in piedi Kubernetes e farlo funzionare affinché gli sviluppatori possano rilasciare le, le loro applicazioni. Ci siamo noi maintainer. Ci sono le aziende. Che creano i loro prodotti in, in, al di sopra di Kubernetes e contribuiscono all'ecosistema stesso. Quindi la, com la community Kubernetes è un posto non è un posto per nerd, non è un posto esclusivo, è un posto veramente aperto a tutti e questa è una, co è una cosa importante da tenere in mente. Ma proviamo un po' a capire assieme. Come si manifesta questa community? Come si presenta? Gli eventi e le modalità in cui la community si presenta, forse quello più famoso è la Cubecon, questa, questa grossa conferenza, l'ultima che c'è stata a San Diego, c'erano 12.000 persone, l'ultima che c'è stata in Europa, se non sbaglio ce n'erano 9.000. E... Quindi questi, questi grossi eventi molto interessanti, molto, molto divertenti, eh, con molta partecipazione di gente. Anche il, ci sono anche i Kubernetes Community Day, che sono delle piccole kubecon a livello nazionale. Eh, in Italia purtroppo non siamo ancora riusciti a farne una, ne volevamo organizzare una per quest'anno, ma per ovvi motivi non è stato possibile e speriamo di riuscire a farcela per l'anno prossimo ma ci sono i metà, un po' come quello di oggi, un po' come i tanti che abbiamo organizzato in passato. Non solo, a parte questi eventi in persona, c'è anche, anche la KubeCon virtuale, eh, l'ultima è stata a agosto e la prossima sarà la settimana prossima, che sono eventi molto interessanti, eh, molto partecipati, con dei talk eh, che vale la pena seguire. Ci sono anche dei canali... Eh, un, diversi tipo i forum e i canali di supporto dove solitamente gli end user quindi gli utenti che si avvicinano a kubernetes che hanno dei problemi nel loro utilizzo di kubernetes eh, vanno a porre domande o a cercare o a cercare delle risposte o, o se possibile anche a rispondere alle domande poste dagli altri che è una cosa che tutti apprezziamo ci sono anche dei canali che sono ehm, un po' più dedicati agli addetti ai lavori, tipo GitHub e Slack, dove eh, sostanzialmente tutti possono andare a, a, a richiedere nuove feature, a guardare, a informarsi su quale feature sono in pipeline, a segnalare i problemi, oppure a vedere il codice, che è una cosa che sempre più aziende, sempre più persone fanno. Ma detto un po', dopo questa breve introduzione su cosa è la community incominciamo a ragionare su perché è importante e per far questo proviamo a parlare a fare uno zoom su quella che è la Kubernetes community in Italia e perché facciamo questo zoom perché secondo me è importante parlare di qualcosa che è tangibile di qualcosa a cui è semplice avvicinarsi qualcosa che può dare un contributo immediato al vostro al vostro lavoro di tutti i giorni. Il primo punto da riportare, da commentare, per quanto, per quanto vedo io dal mio punto di vista, è che la community italiana è sana, è viva, è vivace e soprattutto è ricca di valore. Per parlare della community eh, italiana... Eh, Cominciamo un po' a affrontare le varie anime, le varie componenti che questa community ha. E la prima che, di cui vorrei parlare è forse la più importante. È la comunità degli end user, la comunità che è il gruppo di persone dove immagino c'è la maggior parte di, di quelli che stanno guardando questo talk adesso. È la comunità degli sviluppatori, è la comunità dei system administrator. E quando penso... A queste persone in italia il, il, il punto principale che mi viene in mente è il seguente che non è più questione di se usare kubernetes kubernetes ormai è mainstream il punto è quando e come cominciare a usarlo quindi sostanzialmente questo numero di aziende è sempre, sempre crescente, siete veramente in tanti. Queste, queste aziende hanno questo, questa sensazione, que, questa duplice eh, sensazione quando si approcciano a Kubernetes. Da un lato hanno fretta, hanno urgenza, vogliono cominciare, vogliono trarre valore da questo strumento il prima possibile. Dall'altro hanno una sorta di timore, eh, non vogliono correre rischi, vogliono farlo bene, insomma. Quindi il punto principale per tutti gli utenti finali di Kubernetes è come avvicinarsi a questo strumento, come avvicinarsi a questo ecosistema. E l'unica risposta che conosco a questa domanda sta in un proverbio. Se vuoi andare veloce, corri da solo, se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno e questo è un dato di fatto, è un qualcosa che tutti quelli che sono nell'ecosistema Kubernetes hanno imparato a forza di, di, di ferite sulla schiena. Chi affronta questo, questo mondo da solo, magari parte veloce, è vero, ma velocemente incomincia a sentire dolore ai muscoli, velocemente incomincia a, a avere il fiato corto e altrettanto velocemente si schianta alla prima curva. Chi invece investe un attimino di tempo nel campire, com'è l'ecosistema, come si muove, quali sono le dinamiche, cosa offre l'ecosistema, queste persone sono in grado di Sostanzialmente di impostare un passo più, più costante, più regolare e, e velocemente riescono ad avere dei ritorni positivi, dei risultati positivi, ma soprattutto corrono meno rischi. E credetemi, questo non è marketing, non sto vendendo il prodotto Kubernetes, sto raccontando. Cosa si impara a lavorare con chi usa uh, Kubernetes quindi questa qui sostanzialmente è la sintesi di tanti use case se vogliamo metterla in altre parole sostanzialmente se qualcuno se voi volete giocare nell'arena di Kubernetes dovete imparare le regole di questo gioco e la community quindi il correre assieme a qualche un altro è lo strumento che vi permette di imparare queste regole, perché queste regole sono fatte nella community. È lo strumento di, di, che vi permette di capire come queste regole cambiano, perché la community è sempre impegnata nel migliorare le, 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 come funziona e, e come sono gestiti i progetti. Quindi lo stare nella community il capire queste regole è la chiave per il vostro successo e le aziende italiane in questo momento sono un po' assenti dalla community. Devono cominciare a essere più protagoniste, spero che col resto di questo talk riuscirò a convincerli che questo è fondamentale per il loro successo. Andando un po' più sul concreto, proviamo a capire chi in Italia Può aiutare le, le nostre aziende le, le aziende in cui lavorate ad avvicinarsi all'ecosistema di kubernetes a, a tutti i prodotti che stanno attorno a kubernetes la prima risorsa eh, che è stata disponibile in italia eh, e che è ancora la risorsa probabilmente più accessibile più abbordabile è quella dei meetup se penso ai meetup no, non posso nascondermi e ignorare il fatto che in Italia le aziende non sono abituate a considerare i meetup come una risorsa sicuramente non considerano i meetup come considerano ad esempio i consulenti in realtà e probabilmente tanti di voi non la pensano allo stesso modo non considerano i meetup come una valida risorsa in realtà vi sbagliate queste aziende si sbagliano di grosso perché la realtà dei meetup in Italia è una realtà importante. Ci sono dei talk fantastici, vengono speaker di fama internazionale a parlare in Italia, è capitato più volte. Ma soprattutto sono eventi di formazione molto valida, molto validi. Sono eventi divertenti, informali, e sono eventi in cui è possibile socializzare, in cui è possibile creare dei contatti che vi permetteranno di muovervi all'interno del mondo Kubernetes in maniera più cosciente, più semplice e più effettiva. E in Italia la realtà dei meetup è una realtà veramente grossa in crescita. A Milano, il eh, Cloud Native Milano ha 1200 iscritti e continua a aumentare, malgrado quest'anno non siamo riusciti a fare molti eventi. A Torino c'è un altro Cloud Native Torino, cinque, conta 500 iscritti, è un'altra realtà molto attiva, molto, molto, molto importante nel panorama italiano. Ma poi ci sono meetup eh, a Roma, a Bari, Napoli... Firenze. E la cosa interessante è che questi meetup e queste persone, questi gruppi di appassionati, sono riusciti comunque a rimanere attivi anche quest'anno senza, senza potersi incontrare di persona. Ci sono state iniziative molto interessanti come il Kubernetes Bar che ci ha tenuto compagnia nella prima parte nell'estate oppure come, come, come l'evento di oggi. Quindi vorrei lasciare per chiudere questa parte alcuni suggerimenti per avvicinarsi al, al mondo dei meetup. Il primo suggerimento è molto semplice, partecipate, appena sarà possibile andate a questi meetup, andate, presentatevi, fate, fate domande. Se volete fare un passettino in più e, e stringere una relazione ancora più forte con i meetup, con chi li organizza, con chi partecipa, off, ospitate i meetup nella vostra azienda, offrite degli spazi, siamo sempre alla ricerca di spazi per fare, per fare degli eventi, oppure sponsorizzate pizza e bibite che rendono, che rendono questi eventi più, più carini, più informali, più piacevoli. L'ultima opportunità è quella di proporvi, proporvi come speaker, se avete degli use case da raccontare, se siete riusciti a risolvere un problema, Venite a raccontatelo tutti, è una cosa che tutti ha apprezzato, vedrete che sarà molto apprezzato, vedrete che avete un sacco di domande e vedrete che tutti saranno riconoscenti per, per questa cosa. Passiamo ora a parlare di un'altra anima della community in Italia, che è, è l'anima un po' più, più, più industriale, più, più seria, è quella delle aziende che hanno... Che delle aziende it delle grosse aziende it che hanno un'offerta off the shelf di prodotti e di servizi nel mondo kubernetes la prima cosa da dire magari un po' ovvia è che sempre più prodotti e servizi si, su, si basano su kubernetes oramai non c'è nessuna azienda it che non ha prodotti in quest'ambito il punto interessante è che dopo una prima fase che, diciamo la cera tutta è stata un po confusa e molto frammentata in questo momento stiamo vedendo un consolidamento una, raz una razionalizzazione dei prodotti e servizi in, in quest'ambito e questo chiaramente semplifica un po la vita agli utenti finali il secondo punto è che questi prodotti eh, io conosco molto bene Tanzu, ma anche i prodotti di, di aziende concorrenti stanno veramente maturando. Sono dei prodotti che permettono di, di cominciare a usare Kubernetes in maniera molto veloce, efficace e permettono, che è la cosa più importante, di cominciare a trarre valore da, da, questo, da questo strumento molto velocemente. Ma oggi non voglio parlare tanto di questi prodotti. Voglio, voglio parlare, farvi notare come queste aziende come VMware o altre aziende stanno lavorando per sviluppare questi prodotti. E il punto chiave anche qui è che nessuno sta facendo questo da soli. Le, le aziende collaborano nello sviluppare Kubernetes. E il motivo per cui le aziende fanno questo è molto semplice. Nessuna azienda, per quanto grande, può competere con la forza, con la capacità di, di sviluppare, con l'intelligenza collettiva della community. Quindi le aziende, se vogliono aver successo, devono lavorare con la community. E di nuovo, questa non è, non è un, una cosa da nerd. Ci sono aziende che hanno fatto investimenti miliardari per fare acquisizioni, per eh, migliorare il loro posizionamento nella community o rafforzarlo. Se guardate le, le ultime grosse acquisizioni di, di quest'anno che sono avvenute e le leggete con l'occhio della community capite perché sono vi, vi troverete una spiegazione molto interessante per, su, su perché come società come docker sono state acquisite ma a parte questo proviamo a capire un po perché questo è importante come questo è importante per voi e il punto chiave secondo me è il seguente che la partecipazione cioè come le, I vostre aziende fornitori lavorano con la community è una nuova prospettiva di valore. È importante per voi capire come i vostri fornitori lavorano con Kubernetes, come lavorano nella community, perché da questo dipende il loro successo. Dipende il futuro dei prodotti che state, che state acquistando, dipende se questi prodotti da, da come lavorano con la community dipende se questi prodotti dureranno nel tempo o andranno a, a morire come capita spesso in questo qui ecosistema quindi l'invito che vi faccio è che dovete essere esigenti che dovete chiedere ai vostri fornitori di spiegarvi come stanno lavorando nella community Kubernetes dovete, e, e non è solo una questione di numero di commit o numero di contributors, chiedete ai vostri fornitori in che area del progetto lavorano, cosa stanno facendo perché la community Kubernetes eh, rimanga sana e, e prospera nel futuro, perché gli investimenti che stanno facendo nel, nella community Kubernetes possono creare, eh, portare valore a voi. Siate esigenti, fate domande. Io come Kubernetes eh, contributor mi aspetto che la gente mi faccia queste domande, perché questa è una prospettiva di valore e se la gente la capisce il mio, il mio lavoro, il nostro lavoro acquisisce ulteriore, ulteriore visibilità, ulteriore importanza. Per completare un po' il quadro delle aziende che lavorano, che offrono servizi nel mondo, nel mondo Kubernetes, parliamo un attimino delle start-up che ci sono in Italia. E La prima cosa che dobbiamo dirci quando parliamo delle start up in Italia è la seguente: finalmente anche in Italia possiamo usare il termine start up senza avere complesse inferiorità. E una cosa su cui sono particolarmente orgoglioso: è vero, ehm, forse in Italia non avremo, anzi, sicuramente in Italia non avremo gli stessi founding ci sono nella Silicon Valley, però. Le nostre startup incominciano a essere molto aggressive, incominciano a essere molto valide, incominciano ad avere un approccio al lavoro innovativo. E se pensiamo come queste startup hanno affrontato quest'anno difficile, è l'esempio di come questa innovazione alla fine porti valore, non solo per loro, ma anche per i clienti che lavorano in queste startup. Parlando un po' di startup, la mia chiave di lettura è la seguente: tutto nasce da un'intuizione che, che queste startup hanno fatto, un, hanno individuato un problema e hanno provveduto a, a riempire di valore lo spazio che questo, proveva, che, che questo problema creava nell'ecosistema di Kubernetes. Hanno creato dei servizi, hanno creato dei prodotti e questa è una cosa molto interessante, prima di tutto per voi, insomma, per gli utenti di Kubernetes, perché possono trarre beneficio da questo valore. Ma allo stesso tempo è anche una sfida per, per, per chi ha creato queste startup, up perché la, la capacità di queste aziende di avere un valore distintivo sul mercato, di avere un'offerta di essere distintivi, dipende veramente dalla loro capacità di rimanere legati all'ecosistema Kubernetes. Di capire se lo spazio in cui si sono infilati si sta stringendo, se si sta allargando, se ne stanno creando altri. Quindi, di nuovo, anche, anche le startup italiane vivono, sono fondate e hanno il loro futuro in, nella community Kubernetes. L'ultimo punto. Che, di cui vorrei parlare eh, in relazione a startup è che grazie a loro l'open source made in Italy è una realtà sempre in crescita è una realtà, ci sono progetti molto interessanti oggi parleremo di uno di questi eh, più tardi con, con Dario Trachitella ci sono altri progetti molto interessanti infatti dagli amici di SIGAP in ambito authorization, authentication in ambito open policy, quindi sicurezza, quindi degli ambiti molto importanti per tutte le, le enterprise in, in Italia. Ma fatta un po' questa carrellata, abbiamo parlato di, di meetup, abbiamo parlato di, ehm, di aziende IT che offrono prodotti, abbiamo parlato di startup. È il momento di tornare un po' a voi, insomma, di, di tornare agli utenti finali che si stanno avvicinando a Kubernetes o che hanno com già cominciato a usarlo. È il momento di fare un po' la sintesi sulle domande che eh, ci avevamo posti all'inizio di questo talk. E il primo punto che vorrei che tutti si portassero a casa è il seguente. La community di Kubernetes è fondamentale per il successo delle aziende dei progetti e dei singoli. Questo perché? Bene, abbiamo parlato. Eh, nella community Kubernetes potete trovare informazioni, potete dare risposte, potete stabilire delle connessioni eh, con, con altre persone che vi permettono di capire come le cose si muovono, vi permettono di capire quali sono i nuovi trend? Vi permettono di capire quali sono gli approcci che funzionano e che non funzionano, quindi vi permettono di evitare dei rischi, vi permettono di capire in anticipo cosa sta per essere deprecato, quali funzionalità stanno per essere deprecate, perché non dimentichiamoci cioè, che Kubernetes e soprattutto il suo ecosistema sono ancora, sono ancora molto giovani, quindi le cose cambiano frequentemente ed è fondamentale sapere cosa sta cambiando in anticipo per, per, per non avere problemi in produzione. La seconda cosa che vorrei che tutti un po' ricordate è che la community Kubernetes vi aspetta e anche in Italia è pronta per aspettarvi, quindi il prossimo passo spetta a voi. Proviamo a dirlo in altro modo. La community Kubernetes è un po' come un palcoscenico. È lì, è pronto. Aspetta a voi salire, dire la vostra battuta, aspetta a voi decidere di essere protagonisti. La buona notizia è che cominciare a muovere i primi passi nella community Kubernetes è più semplice di quanto si pensi. È veramente semplice. Andate su un forum. Eh, postate la vostra domanda andate su un forum rispondete alle domande degli altri se sapete rispondere aprite una issue se avete un problema quindi andate su github descrivete il problema che avete e questa è una cosa che ha un valore enorme per noi maintainer eh, un utente che viene e che si prende la briga di spiegare un problema è una cosa che ci permette di migliorare il nostro prodotto, quindi siamo sempre attenti e volenterosi di rispondere alle domande degli utenti e se possibile nel, nel limite del fattibile cerchiamo anche di, di, di fornire una soluzione nel più breve tempo possibile. Se siete un po' più intraprendenti potete... Cominciare ad aiutare a, a fare qualcosa nella community. Ci sono tante piccole cose che, che richiedono nel lavoro nella community e avere delle persone che, che lo fa è un modo per qualificare queste persone. Vi faccio un esempio molto semplice e molto concreto. Quest'anno, inizio anno, assieme a un gruppo di, di persone che frequentavano i meetup, abbiamo deciso di, di, di fare la traduzione del sito di cominciare a tradurre il sito Kubernetes in italiano. Abbiamo cominciato questo lavoro con un, un gruppo di, di poche persone, eh, ognuno ci ha dedicato un po' di tempo, un po' di tempo libero, senza esagerare ovviamente, e, e brevemente siamo riusciti a creare un, un gruppo di pagine tra, tradotte, adesso sono accessibili a tutti, eh, con dei testi, con delle traduzioni di ottima qualità. Ma la cosa importante è che le persone che hanno cominciato con me questo percorso all'inizio dell'anno, si sono fatte conoscere nella community di Kubernetes e qualcuno tra di loro è diventato maintainer e adesso è un approver. Quindi si è guadagnato le, le sue stelline nel mondo, nel mondo di Kubernetes. Adesso c'è qualcuno che ha sponsorizzato la loro membership c'è qualcuno che ha sponsorizzato il loro passaggio da member a approver. E, e quindi questo vuol dire che con poco lavoro si può cominciare a essere protagonisti su Kubernetes, e detto questo, la cosa veramente positiva, la cosa fantastica è che quando voi cominciate a entrare nel mondo Kubernetes, cominciate a farvi conoscere, a far conoscere le vostre competenze come sviluppatore, come, come sistemista o come, come appassionato, praticamente questa cosa qui vi apre un mondo di opportunità. Perché la community Kubernetes vi dà la possibilità di portare le vostre competenze su un palcoscenico e su un mercato globale. Credetemi, è capitato a me. Io ho trovato un nuovo lavoro all'interno della community Kubernetes, ho avuto la possibilità ho la possibilità di lavorare con persone a Silicon Valley. Ma non è capitato solo a me, è capitato a tanti amici che, eh, la, che erano nella community di Kubernetes e adesso lavorano chi in Apple, chi in cioè i Proxy, chi in Facebook. Quindi sono entrati in queste società che sono negli Stati Uniti, sono in Inghilterra o sono nel resto d'Europa. Considerato il momento, considerato il fenomeno Covid, considerato il fenomeno smart working, che sta pian piano rimuovendo tutte le barriere, tut, tutti, tutti i problemi legati sostanzialmente alle distanze fisiche tra le persone, sono sicuro che se voi cominciate a lavorare nel mondo Kubernetes si apriranno nuove interessanti opportunità anche a voi e con questo che allo stesso tempo un invito e un augurio concludo il mio talk e ringrazio tutti di essere venuti al primo eh, cloud native eh, italy buona continuazione a tutti Siamo rientrati con Fabrizio, ho ascoltato il tuo talk Ragazzi. e ho pensato per una buona parte di questo, ma qui non c'è codice, come mai Fabrizio? Poi ho pensato un'altra cosa, c'è un ragazzo, un ragazzo diciamo così, si chiama Eric Raimond che ha scritto un saggio che si chiama La Cattedrale il Bazar e ho detto cavolo un talk community, perché è così importante? Poi io ho pensato che c'è un pattern che si chiama open source... E questa cosa è già successa nella storia Fabrizio, non so se, se condividi però mi è venuto in mente quando io ero giovane <ride> i, i, no, no. i meetup si chiamavano user group mm. e credo che prima fossero uh, book club uh, club dei trenini, railway non so se condividi, no? Però ho riflettuto molto proprio sull'importanza della community e gli aspetti economici dell'open source ascoltandoti è eh, eh, eh. Esatto, co condivido in pieno, eh, l'open source eh, è cambiato, eh, è, sempre, è, è sempre open source ma è cambiato, dietro l'open source adesso ci sono grandi aziende, grandi business, e, sì, io e, mi ricordo, è, lì, è lì che viene fatto. All'inizio eh, c'erano addirittura anche fuori dagli ecosistemi IT, no? uh, quando mi ricordo la pubblicità uh, che c'era al cinema con la proprietà intellettuale, no? se rubi una borsa non ruberesti mai una borsa. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che quell'esempio lì non calzava più perché proprio è il costo marginale, no? cioè se io ti rubo una borsa tu non ce l'hai più, è anche qui, no? se io scrivo codice che serve a me e tu lo usi e io nel frattempo risolvo un problema tuo gratis, l'ecosistema di conoscenza diventa improvvisamente qualcosa che si autoalimenta. Questo no? è importante anche qui, quindi... L'intelligenza collettiva eh, crea valore per tutti. È un, po', è un po' il fondamento di Kubernetes e di, 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 di questo ecosistema. E questo talk volutamente non, non, ha, non ha mostrato codice perché voleva un po' parlare di quello che c'è sotto, di quello che c'è dietro, di quello che ha reso possibile quello che è successo e quello che sta succedendo. Eh, a me infatti piace molto questo approccio perché appunto prima ho citato Linux, Firefox, ma in realtà c'erano oltre a quei progetti degli altri che hanno avuto... Magari una qualità del codice o delle funzionalità un po' diverse da quelli però delle community più forti. Io mi ricordo qui: Gruf è nato molto legato a PHP, ad esempio. A un certo punto c'è stato HVM di Facebook, no? Che ha avuto una community molto diversa e ha subito una traiettoria diversa. Lo rivedo anche un pochino qui. Senti, però ehm... Una domanda prima di chiudere, perché non abbiamo tantissimo tempo, eh, mi riaggancio alla fine del tuo talk. Eh, tu mi hai detto non bisogna essere super esperti, si può iniziare anche traducendo qualcosina, ma io mi sono scritto qui. Tu a un certo punto hai detto participate, cioè l'importante è iniziare. Eh, da come inizio? Se non voglio tradurre, cosa posso fare? Se sono un nerd, ancora più nerd o Beh, perché eh, iniziare, iniziare a tradurre è importante. Io mi ricordo che traducevo i pezzi <ride> di C esatto. con Linux. Beh, allora, per chi vuole cominciare dire, a sporcarsi le mani col codice, eh, la, la cosa molto più sem semplice, si va su GitHub, ci sono le issue, sono catalogate, eh, ci sono delle label, quindi good, good, first issue, eh, quindi le issue per, per, eh, per chi sta cominciando, ci sono le issue help wanted, ma, ma anche lì è una community. Eh, ci sono delle riunioni settimanali, sono aperte a tutti, eh, io consiglio di andare a queste riunioni, eh, presentarsi, sono, sono Fabio Mora e, vo e vorrei cominciare a lavorare e sicuramente qualcuno che ti dà una mano lo trovi. E magari questa persona diventa anche un mentor in futuro. E questa persona sì. diventa un mentor, io ho fatto così, eh, quindi è, è molto semplice e poi crei un network di amici, di conoscenze che, che ti permette di lavorare bene in questo ecosistema. Quindi concorrenza, imprese concorrenti, guardare i meetup, ragionare un pochino sulla concorrenza e gli aspetti economici sul software, cosa ci porta all'open source e appunto eh, qui ne parlavamo prima fuori onda, in Italia ci sono un po' di meetup che ho visto che erano tutti listati nel tuo talk, quindi eh, da appunto eh, la, la piattaforma meetup.org cercate Natim, Cloud Native Computing Foundation e poi da lì trovate diciamo tutto. Io Fabrizio ti ringrazio, eh, ringrazio ovviamente anche VMware. Se avete delle domande eh, che non siamo riusciti a fare a Fabrizio, perché adesso io ne vedo un po' nei commenti, le facciamo arrivare a Fabrizio e poi sicuramente in qualche modo uh, vi rispondiamo. E il tempo però è tiranno, per cui chiedo se dalla regia uh, possiamo tra poco salutarci e Fabrizio, se vuoi dire un'ultima parola, altrimenti ti Grazie. ringrazio. Grazie a te, grazie a tutti e buona continuazione. Ciao!